La gente, che probabilmente rappresenta, può rappresentare ciascuno di noi, avverte di fronte a Gesù un contrasto interiore. Per un verso si sentono affascinati, attratti dalla sua sapienza, quasi di origine divina, riconoscono i prodigi fortissimi, potenti che lui fa, ma dall'altra parte sentono tutta il peso, l'urgenza della ordinarietà della vita di Gesù. È uno di noi. In fondo è il già visto, è il so già. E noi conosciamo bene questa tensione se ci siamo guardati dentro qualche volta. Anche noi avvertiamo il fascino e l'attrazione della persona di Gesù, del Vangelo, della vita cristiana. Abbiamo forse anche fatto esperienza della potenza dello Spirito Santo in noi, in qualche momento di fortissima comunione col Signore Dio. E poi dall'altra parte anche noi abbiamo il già visto. Tanto passa, tanto so come sono fatto, tanto io non funziono così. L'ordinarietà, il sentirci parte di una normalità però tremenda, triste, che non è bestemmia, che non è rinnegamento, che non è ateismo, ma che è l'imperio dei nostri insuccessi cristiani, diventa una chiusura, anche se non è ateismo, anche se non è bestemmia. Gesù non poté operare prodigi. Lasciarci prendere dal comando, dalla forza dell'ordinario, che qui cerco di tradurre appunto con il già visto, lo so già, so come va a finire, fa che Gesù non possa operare in noi, non c'è più spazio per i suoi prodigi.